Toglietevi la maschera per favore perché voglio sentire bene. Dimmi che parla. Vai. Siamo qui con Piero Bevilacqua, storico, intellettuale, militante, meridionalista e non solo meridionalista, e a cui chiediamo di questo impegno che stai portando avanti per un'iniziativa sulla questione fiscale, questione fondamentale. Ecco, chiedo a te di raccontarcelo brevemente perché poi ti facciamo anche un altro paio di domande di attualità. Certo. Beh, il convegno ha un duplice scopo, per un verso quello di esaminare un nodo fondamentale della vita economica e sociale del nostro paese. Noi abbiamo un sistema fiscale iniquo e il sistema fiscale è, diciamo, la chiave di volta dello stato sociale, del welfare. Se noi guardiamo anche in termini storici, ci accorgiamo che nel 1981 Reagan, appena giunto al potere, una delle prime operazioni politiche che fa è smantellare il sistema fiscale per aliquote messo in piedi da Roosevelt per uscire dalla grande depressione. Noi vogliamo mettere attorno a un tavolo esperti che naturalmente hanno una visione radicale della situazione politica italiana e non solo, i quali non solo fanno la critica al presente ma avanzano delle proposte, un progetto di riforma che la sinistra deve fare proprio. La seconda finalità è quella di mettere insieme le forze disperse della sinistra, che non possiamo pretendere di unificare radunandola attorno a un tavolo per comporre in maniera ingegneristica una qualche formazione. L'unità la si guadagna lavorando insieme ai grandi problemi del Paese. Quando si svolge il convegno? Il convegno si svolgerà il 9 di marzo. Probabilmente nella sede degli scout dietro Viale delle Province, e avremo, diciamo, i rappresentanti delle varie formazioni politiche, Rifondazione, probabilmente Potere al Popolo. Comunque abbiamo invitato, diciamo, le varie forze della sinistra. Io personalmente ho scritto a Fratoianni, ho scritto a Fassina. Faccio del mio meglio. Alcuni mi hanno risposto, altri no, e vedremo chi verrà. E naturalmente, diciamo, questa iniziativa ha anche un altro scopo che ancora non ho detto. È in atto, come è noto, nella sinistra italiana un tentativo di raggruppare le forze disponibili, anche parlamentare, vedo in questi giorni, per un soggetto politico che si avvalga, diciamo, della capacità di Luigi De Magistris, che, come è noto, ha avuto nelle elezioni regionali calabresi quasi il 17% di consensi, ottenuti in una situazione estremamente difficile, senza mezzi, senza un soldo, senza neppure la possibilità di... senza neppure la possibilità di diciamo, affiggere un manifesto. De Magistris ha dimostrato anche sul piano, diciamo, dell'iniziativa politica fuori dal ruolo di sindaco, una capacità notevole di lavoro, di abilità comunicativa e naturalmente di posizioni democratiche radicali e avanzate. Per cui noi scommettiamo sulle sue capacità, che non sono capacità da sottovalutare, perché purtroppo il sistema politico del nostro tempo è anche in parte un sistema mediatico che gioca sulla figura del leader, perché i media e in primo luogo la televisione vogliono questo punto di riferimento, no? che premia anche l'abilità oratoria, caratteristica sempre premiata in politica, intendiamoci, anche nel Novecento o nell'Ottocento.
Ma oggi, come dire, la capacità comunicativa, la capacità di parlare immediatamente ai centri popolari e al grande pubblico fa premio, no, nella battaglia politica. E del resto noi lo vediamo, persone di modesta levatura culturale come Salvini o come la Melone hanno fatto dei partiti, diciamo, hanno raccolto un consenso ampio. E questo, diciamo, parlando alla pancia del paese, utilizzando la paura, tutte le cose che noi naturalmente avversiamo in maniera netta e radicale, però va dato atto che c'è una capacità anche personale di comunicare, che costituisce un elemento della lotta politica del nostro tempo, di cui dobbiamo tener conto. Naturalmente De Magistris non è il capo assoluto, dovrebbe essere il primus inter pares. Io ho sempre detto che il vero leader non è l'uomo solo al comando, ma chi sa costruire intorno a sé un gruppo dirigente. Però per costruire un gruppo dirigente unito per quanto possibile è necessario che ci sia un uomo che abbia grandi capacità, no? Che abbia carisma, e lui queste potenzialità ce l'ha. Noi ci scommettiamo naturalmente, no? E io sono un senza partito, sono uno di sinistra, assolutamente disinteressato sul piano personale, e faccio questa scommessa diciamo assolutamente volontaria, perché credo che costituisca un'occasione, perché se guardo alla situazione presente, vedendo tutti gli esperimenti falliti, mi accorgo che noi non abbiamo avuto, accanto a tutti gli errori che abbiamo commesso, noi però non abbiamo mai avuto un leader di grandi capacità comunicative. Adesso c'è, proviamoci. Grazie Piero, guarda, hai anticipato le altre mie domande e quindi ti ringraziamo molto. Ricordo che con te abbiamo svolto nei giorni scorsi l'incontro sui vinti, in cui hai dato un contributo molto importante a una riflessione meridionalista, ma non solo, insomma, diciamo, il mondo visto dal basso per rovesciare l'alto, e ti abbiamo anche chiesto, cosa che spero che farai prossimamente, un contributo per quanto riguarda la nostra proposta Rosso-Verde. Grazie molto, sei stato molto chiaro, buon convegno e buon impegno che spero avremo comunemente dal punto di vista politico.